Ed ora ci occupiamo ancora una volta di piscine e ancora una volta c'è la nostra Antonella Micoletti davanti a un impianto chiuso. Ci siamo visti ultimamente, Antonella, a Pescara davanti alle Naiadi e adesso siamo a Lanciano. Qui la situazione non è molto diversa, come ci puoi raccontare in diretta, ti vedo con un ospite, a te Antonella. Sì, buongiorno. Mentre alle Naiadi si è aperto uno spiraglio a Pescara, qui a Lanciano invece si è nel caos. Alle mie spalle abbiamo l'impianto sportivo Le Gemelle. Perché Le Gemelle? Perché ci sono due piscine olimpioniche, semi-olimpioniche, anzi, ma c'è di tutto. C'è una palestra, c'è un bar, un vero e proprio impianto sportivo, un fiore all'occhiello per la città di Lanciano e per tutto il comprensorio. E che cosa è successo? Stop forzato ancora una volta perché è stato tagliato il gas per morosità, per una gestione, dicono i più, i fruitori, i dipendenti, che sta portando le piscine, le gemelle di Lanciano ad una lenta agonia. Vicino a me ho Umberto Pasquini, collaboratore storico delle piscine, ma qual è la situazione attuale? La situazione prosegue dal 22 di marzo fino ad oggi con una interruzione continua dell'attività, come possiamo vedere, data innanzitutto dai continui distacchi delle utenze e in seconda battuta anche dal fatto che i dipendenti e i collaboratori della piscina non ancora percepiscono il saldo delle proprie spettanze. Qual è la società che gestisce la piscina? La società concessionaria è la Wellness e in seconda battuta abbiamo la Sport Life, che è la società sportiva che gestisce tutta l'attività agonistica dell'impianto. È vero che il sindaco, perché diciamo l'impianto è costato 3 milioni di euro e di proprietà comunale, il sindaco ha perso la pazienza e ha detto, dopo vari solleciti e anche sanzioni pecuniarie al gestore, se entro 15 giorni non si risolverà nulla, siamo pronti a, come il termine tecnico, qual è, a rescindere? È meglio dire una risoluzione del contratto che noi tutti auspichiamo per una pronta risoluzione di tutta la vicenda, perché una città intera e un comprensorio stanno aspettando di ritornare in possesso del proprio impianto. Grazie Pasquini. Allora Carmine, se tu sei d'accordo, io manderei in onda l'intervista al sindaco di Lanciano Pupillo che è abbastanza arrabbiato con il gestore Vincenzo Serraiocco. Lo vogliamo ascoltare. Sindaco, lei si è detto molto irritato con la gestione delle piscine. Sì, molto irritato con la Wellness che gestisce le gemelle, le piscine Le Gemelle, per un comportamento che sotto l'aspetto amministrativo è veramente da criticare, ma anche sotto l'aspetto morale e etico nei confronti degli abbonati, degli utenti che magari hanno pagato per un anno l'accesso in piscina e che ora si vedono privati di un servizio. Le promesse fatte sui giornali di riapertura, invece oggi noi constatiamo il taglio di nuovo delle forniture e quindi tutto questo rivela un comportamento veramente disdicevole. Noi siamo passati dalle parole ai fatti, già abbiamo inviato un paio di lettere per ricordare gli aspetti della concessione e il rispetto delle norme. Non avendo avuto risposta, abbiamo già comminato una sanzione amministrativa pecuniaria e lo faremo dentro questa settimana. Dopodiché interverremo con gli articoli della concessione che ci permettono di recuperare questa struttura e quindi di interrompere i rapporti con la Wellness. Ultimatum di quanti giorni? Ma io penso, mi devo sentire anche con i dirigenti, perché questi sono aspetti giuridico-amministrativi che prevedono anche da parte nostra di avere delle prove, infatti noi andiamo tutte le mattine a verificare se la struttura è aperta o meno, quindi di fornirci di tutti gli elementi che possono far scattare le norme della concessione di revoca di questa stessa concessione. Quindi, ma diciamo che io dentro il mese di maggio al massimo devo chiudere questa situazione. È chiaro, e questo lo voglio dire a chi ci ascolta e soprattutto a coloro che si sono ovviamente forniti di un abbonamento con la struttura, che non è che una volta che io faccio questa operazione posso riavere immediatamente l'uso della struttura, si innesca un meccanismo giuridico amministrativo che ovviamente avrà bisogno di un tempo che non ritengo possa essere breve, però ecco, siamo arrivati al punto di non poter sopportare più quello che sta accadendo.
Per concludere, un flash, ma lei il gestore lo ha mai incontrato? Io l'ho incontrato una volta e mi ha fatto delle promesse, poi ci siamo risentiti, ma poi è sparito e ho sentito le sue dichiarazioni solo per sui giornali. Bene, fin qui le dichiarazioni del sindaco, insomma piuttosto irritato. Antonella, prima di salutarci, diciamo che continueremo a vigilare su questa vicenda e soprattutto questa sera uno speciale anche su appunto gli interventi che stai raccogliendo tu a Lanciano. Sì, velocemente un flash da Pasquini, il suo augurio. Un augurio è certamente quello di ritornare all'attività lavorativa da parte dei 50 dipendenti e alla piena fruibilità da parte degli oltre 2300 abbonati alla struttura. Grazie a Umberto Pasquini, a te Carmine, da Lanciano è tutto. Grazie Antonella, ai 20 e 40 vi ricordiamo appunto lo speciale su questa vicenda che somiglia molto, peraltro anche con qualche protagonista in comune, a quella delle Naiadi di Pescara.